Buonasera, ci troviamo a Piano di Sorrento nel caffè del Casa del Caffè Giuseppe Maresca per un caffè letterario. Stasera presenta il libro per un saluto e una sorta di benedizione per l'autrice del romanzo in occasione di questa prima presentazione ufficiale, il nostro parroco che ha avuto il piacere di essere uno dei primissimi lettori del romanzo noir di Giusy Maresca. Sono contentissimo di essere qui e di dire a voi che il romanzo di Giusy per me è stato bellissimo leggerlo, l'ho divorato, sia perché sarei dovuto essere presente qui, sia anche perché la trama, come dire, thriller giallo mi ha preso e ho apprezzato molto sia gli intrighi di scrittura di questo romanzo, sia anche delle trame redentive per le vittime. Che per chi come protagonista del romanzo ha vissuto delle ferite, e penso che in queste due prospettive, cioè la trama che porta poi a scoprire il mandante o l'autore di un delitto, l'altra trama che vede ferite in via di guarigione, sia stata molto bella. Non so cosa dire, cosa non dire, però penso questo valga la pena. E essendo il primo romanzo, davvero bellissimo, complimenti, sono stato felicissimo di poterlo leggere in fretta e con molta emozione. Grazie, grazie. Bellissimo. Sarà una serata tra svelare e non svelare, perché altrimenti diciamo smorziamo un po' il desiderio di leggere e scoprire la storia. Adesso è la volta di Maurizio Ercolano, presidente dell'associazione Eventi da Mare, promotore della presentazione odierna, nonché di un ciclo di eventi che vedrà coinvolte le aziende artigianali locali e gli eventi culturali qui a Piano di Sorrento. Grazie Maurizio. Bene, la nostra associazione è nata a giugno di quest'anno a Marina di Cassano per promuovere una maggiore interazione tra attività commerciale ed eventi culturali, che spingono sempre più verso un'integrazione del territorio, sia da parte dei cittadini calabresi che dei turisti. E infatti siamo già alla seconda presentazione di un libro, oltre ai molteplici eventi organizzati quest'estate. La prima presentazione è stata a fine agosto con il libro dell'amico Tonino De Angelis, Memoria difensiva per Mariano Stini, dove anche il professor Anglilli anche là era relatore. Inoltre abbiamo partecipato attivamente insieme alla Cappella Santa Maria delle Grazie, all'amministrazione comunale, per il programma natalizio a Marina di Cassano. Vi volevo un attimo illustrare i nostri eventi velocemente. Il giorno 19 abbiamo una tombolata di beneficenza presso l'Acqua Pazza, una cena spettacolo con Giovanni Accavino, dove il ricavato sarà impegnato per l'acquisto di un totem defibrillatore da installare lungo via Marina di Cassano. Ovviamente siete invitati a partecipare, proprio per creare un borgo cardioprotetto. Il 26 nella Cappella Santa Maria delle Grazie, un concerto lirico Natale all'opera. Il 31 presso il ristorante Fragatelle ci sarà un brindisi con i pescatori, con l'amministrazione comunale, tutte le autorità, e la canzone di Capodanno a cura di Rosario Di Nota e della sua band. Il 6 gennaio, questo è un po' più, ci sarà la Befana Vien dal Mare con la partecipazione degli Zambognati e distribuzione della calza a tutti i bambini presenti. Questa è una tradizione che si fa a Marina di Cassano da oltre 50 anni. Quindi ringrazio tutti voi in anticipo per la partecipazione e in particolare per la collaborazione e l'impegno sempre profuso il parroco Don Pasquale,
Don Pasquale Irolla, l'amministrazione comunale, sempre presente ai nostri eventi, nella persona qui presente del sindaco dottor Vincenzo Iaccarino. Inoltre stamattina mi ha mandato un messaggio sia l'assessore, la dottoressa Cilento, che Rossella Russo, che per motivi vari, uno per lavoro, uno per impegni di famiglia, non possono essere presenti. Mi hanno riferito di salutare l'autrice, i relatori e tutti quanti. Quindi ringrazio il professore Leon Grilli, la dottoressa Olga Stinga, ringrazio infine, non per ultima, la famiglia Calciullo, in particolare Michele, che ci ospita stasera, che ha condiviso con me questo progetto, Pagine al profumo di caffè. Con questa presentazione inizieremo un ciclo dedicato alla cultura e artigianato. Ci tengo a ringraziare così calorosamente Michele perché la sua partecipazione ha pienamente sposato l'idea della nostra associazione, mettendo a disposizione i suoi locali. Lo ricordo, la torrefazione Marisca è una delle più antiche attività commerciali ed artigianali della nostra bella piana. Ed è un onore sia per le 20 damate che per l'autrice poter essere qui oggi in questo luogo magico. Inoltre voglio dirvi da cosa è partita questa iniziativa. Circa 2 settimane fa ho incontrato l'amica Giusy, nonché nostra concittadina, che mi ha annunciato la sua pubblicazione di un libro dal titolo Pietre. Sono rimasto sbigottito perché non sapevo niente, nulla, oltre l'amicizia di 20 anni che noi abbiamo avuto, non mi aveva detto che gli piaceva scrivere. Mi ha fatto dono di una copia che nella notte successiva ho letto tutto di un fiato, un libro che mi ha affascinato, mi ha intrigato e in parte commosso. Di lì la chiamo e le dico che avremo organizzato un evento per il 15, prima di Natale, perché questo è il libro che avrei voluto trovare sotto l'albero di Natale. Grazie Giussi. Benissimo. Grazie Maurizio, adesso passiamo la parola al padrone di casa, già nominato da Maurizio. Io sarò brevissimo, io sono felicissimo di questa presentazione, sono felicissimo di ospitare tutti quanti voi. Mi affascina il titolo Pierre, un romanzo bellissimo, leggero perché realmente è bellissimo e gli accattivanti. In particolar modo noi, io ho raccolto l'invito di Maurizio, perché io raccolgo una storia che partiva da mio nonno praticamente, quando noi tostavamo il caffè, questo luogo era un luogo aperto e tutti gli amici venivano qui a raccontare, a discutere di politica, di sport, piuttosto che dei problemi della vita. Noi non abbiamo fatto altro che questo, aprire i nostri luoghi per farli conoscere e fare in modo che questi non siano semplicemente, insomma, torrefazione e luoghi dove lavorare, ma dove condividere e dove poter crescere insieme. In particolare il nome è particolarmente affascinante, Pietre, perché io credo che le pietre del nostro paese raccontano storie meravigliose, nascoste, anche storie di quotidianità che hanno fatto grande la nostra terra. E sta a noi raccoglierle. Ecco, Vincenzo qui onora la presenza dell'amministrazione, perché l'amministrazione ti fa carico di questa storia straordinaria di Piano di Sorrento. Io sono figlio di questa terra e mi sento talmente onorato di essere figlio di questa terra che non potevo non continuare un sogno iniziato da Giuseppe Cargiulo, continuato da Concetta e Maria Laura Cargiulo, da mio nonno Giuseppe Maresca e poi fino insomma, a me. Io sono l'ultima parte di questa grande favola, perché le nostre attività sono realmente portate avanti come una favola e non sono altro che questo. Lanciamo un'idea, io vedo Ninotto che spesso viene qui con Vincenzo, con gli altri artigiani, per prendere un caffè qui e per parlare della nostra terra, per farla conoscere, perché se uno la conosce la rispetta. Io invito di nuovo il professore, come Gio Marina di Cassano. Le memorie storiche del nostro paese non si devono mai stancare di raccontare la storia del nostro paese, che solo raccontando la storia dei nostri paesi li possiamo tutelare. Infine ringrazio Vincenzo, la presenza dell'amministrazione, che sto sempre vicina. Io e Vincenzo, insomma, c'è anche una,
una dialettica costruttiva rispetto ai problemi del paese, perché così deve essere: l'amministrazione, la politica, le attività imprenditoriali, gli artigiani devono discutere e devono progettare, buttare il cuore oltre l'ostacolo. Che sono così, in tempi così difficili, in cui abbiamo Amazon che ci fa la concorrenza, abbiamo le grandi multinazionali, immaginate la mia piccolissima azienda come potrebbe sopravvivere. Questo è un modo per sopravvivere, questo è un modo per farsi conoscere, questo è un modo per anche per conoscere la nostra storia. Grazie, grazie a voi. Bene, abbiamo ringraziato il sindaco, adesso lo invitiamo qui per un saluto, grazie, dottor Vincenzo Vaccarino. Buonasera a tutti. Sicuramente è bello stare qui in questa torrefazione stasera. Presentiamo un libro di un'amica, una nostra concittadina, Giuseppe Maresca, non sapevo scrivesse, ma è stata una sorpresa. Noi come amministrazione puntiamo sulla cultura a Piano di Sorrento. Abbiamo una grande storia da raccontare, non vogliamo essere Sorrento 2, noi siamo Piano di Sorrento. Ci dobbiamo distinguere per le nostre pluralità, per la nostra storia. C'era un museo che doveva essere chiuso nel 2016, l'abbiamo riaperto perché c'è la storia della nostra terra, ci sono le nostre radici. Attualmente c'è una mostra bellissima sui reperti che sono stati trovati dagli scavi sulla Trinità dal 1999 al 2005. Sono la nostra storia. Invito tutti a vederlo, una mostra veramente multimediale, bellissima. Il programma di Natale prevede inoltre, oltre a questa mostra multimediale, eventi culturali importanti che si faranno nelle parrocchie, quindi nella chiesa di San Michele, alla Trinità, a Mortora, dai Sacramentini, a Santa Teresa, alla Madonna delle Grazie, tutte le chiese della nostra città. Eventi importanti, come ci sarà un punto di aggregazione, quindi importante, che fa parte della nostra storia, delle nostre parrocchie. Inoltre devo ringraziare Maurizio Ercolano perché questa storia di raccontarci nei luoghi degli artigiani della storia della nostra città è proprio quello che noi vogliamo, che ci distingue dalle altre cose. Ripeto, non dobbiamo essere famosi al Piano di Sorrento per fare turismo per le luminarie e basta. Serve anche quello, ma per raccontare qualcosa di diverso, per far vedere quello che sono le nostre bellezze. Oggi è stato fatto questo servizio molto bello, non so chi l'ha visto, sul Rai 2, sul TG2, sulla Marina di Cassano, sul Ninfeo di Villafondi, si è parlato di Piano di Sorrento. Ecco, noi dobbiamo dimostrarci diversi raccontando la storia della nostra città e la storia anche di una cittadina che oggi ci presenta il suo libro. E quindi dobbiamo andare su questo, professore, che dice, questa è la nostra via, perché credo che con la cultura, oltre ad arricchire poi, a dare il testimone ai nostri giovani, perché noi dobbiamo, questo è il vero problema, dobbiamo far conoscere il nostro territorio ai nostri concittadini e ai nostri giovani, in modo che imparano ad amarlo. E amare il proprio territorio significa costruire qualcosa di importante, costruire economia e valorizzarlo. Quindi è per questo che siamo qui. Michele, lo conosciamo tutti, ci mette veramente il cuore in ogni cosa che fa, le tradizioni della Settimana Santa insieme agli altri priori veramente rappresentano il fiore all'occhiello di tutta la penisola sorrentina, soprattutto quello che si fa a Piano di Sorrento, ed è questo che noi dobbiamo portare avanti come amministrazione in sinergia, senza polemiche, costruendo un percorso in cui ognuno fa la sua parte, però lavorando insieme, è quello l'obiettivo. Quindi nell'augurarvi un santo Natale a tutti, nelle vostre famiglie in pace, adesso ci racconta un po' l'esperienza. Io non ho letto il libro perché sarebbe preso mia figlia, è un libro che porta a casa, c'è Alessandra che è 17enne, che se lo vuole leggere per lui, credo che l'abbia quasi finito, poi lo leggerò io. Grazie, quindi adesso la parola al professor Amini che relazionerà sul romanzo, grazie. Buonasera a tutti, io mi associo a tutto quello che è stato detto fino a questo momento, ringrazio anch'io.